Sì. Buongiorno, per favore. Bene, abbiamo con noi Franco Battiato, Giuseppe Pollicelli e Mario Tani. Il titolo del film e il sottotitolo insistono su temporary, quindi una qualcosa che avviene e potrebbe avvenire in un modo diverso anche, e poi una, tra parentesi, vita, una delle tante, quindi ci dite qualcosa su questa questione anche Battiato. Quale vita ha scelto per stavolta? Abbiamo, per forza di cose abbiamo dovuto scegliere questa, però visto che le passate e le future ancora non abbiamo modo di conoscerle. Comunque sì, il titolo, nel titolo e nel sottotitolo si fa chiaramente riferimento a un'idea di transizione, di passaggio, di impermanenza, che è un concetto, direi, cardine nella poetica di Franco. Quindi l'articolo indeterminativo, tra parentesi, fa riferimento all'idea della reincarnazione, che comunque è una cosa in cui Franco crede, che è centrale nella sua vita, e ci sembrava giusto dedicare a questa cosa, diciamo. Anche se poi in realtà Temporary Road sono le strade inglesi che fanno provvisoriamente per aggiustare le altre, che poi è la stessa cosa. È questo. Domande? Beh, allora un'altra faccio io, intanto ci pensate. Come siete arrivati a far questo film? Com'è stata la vostra strada per arrivare a Battiato e convincerlo a lavorare con voi? Rispondo sempre io? Sì. Allora, la cosa è stata in questi termini. Io nel 2009 sono stato a casa di Franco a Milano per fargli un'intervista per una rivista musicale che si chiamava Musica Leggera, che adesso non esiste più. E è stato un incontro brevissimo, devo dire, una mattina presto alle 8, è durato tre quarti d'ora, perché poi Franco doveva, in quel caso dovevi andare a trovare Arturo Paoli in Emilia Romagna. Eri diciamo di fretta. Però alla fine di questa chiacchierata breve ma intensa, io con un po' di sfacciataggine forse, insomma, ho domandato a Franco, siccome era una cosa che con Mario cullavamo da parecchio tempo, essendo entrambi degli estimatori di Franco e del suo lavoro, a prescindere, diciamo, autonomamente, anzi è stato una sorta di collante per noi questo, da che ci siamo conosciuti, gli ho chiesto se sarebbe stato disponibile al fatto che realizzassimo un documentario su di lui, visto che nessuno ancora lo aveva fatto. E Franco mi ha detto, va bene, senza, diciamo, la minima, come posso dire, senza esitazioni. E forse lì è centrata la fisionomica, non lo so, qualcosa deve averlo fatto fidare di me, non so che cosa sia successo, perché io non avevo portato nessun elemento a garanzia del fatto che poi sarebbe riuscito bene questo lavoro, però lui ha detto subito di sì, e da allora la cosa ha cominciato a prendere forma, e dopodiché sono subentrate, come dire, rispettive competenze mie e di Mario Tani, che hanno un po' alla volta condotto al compimento del progetto. Fondamentalmente è stato così, posso dire, poi certo entro nei dettagli di come è andato. Di sicuro, come ho scritto poi oggi su Libero in un pezzo, è stato fondamentale avere Franco con noi, oggettivamente, perché noi siamo partiti veramente da zero,
avendo delle competenze, ripeto, delle professionalità, credo senza dubbio, però senza avere nessun appoggio, senza... e la cosa, il progetto non è stato un progetto piccolo, insomma, è come poi vedrete, spero, oggi alla proiezione. Sì, come oggi poi si è in gran parte costretti a fare. Allora bisogna metterci il talento, la determinazione, poi devo dire il fatto che, ripeto, che Battiato ci abbia subito sposato la cosa, è stato per noi una specie di passepartout, perché chiunque, sapendo che questa cosa era sostenuta anche da Franco, era sostenuta da Franco, ci ha aperto le porte. Infatti nell'articolo oggi alla fine dico Apriti Sesamo, è stato in questo senso per noi, Apriti Sesamo è il titolo dell'ultimo album non live diciamo di Franco, è stato proprio Apriti Sesamo per noi, ci ha aperto tantissime porte. Volevo chiedere agli autori quanto tempo ci avete messo a realizzarlo e a Franco Battiato se si è pentito di aver detto di sì, immagino di no. E allora, noi ci abbiamo messo... Allora, le riprese sono iniziate a luglio del 2012. Il progetto è stato molto lungo perché l'ultima parte l'abbiamo girata ad aprile di quest'anno. Potete immaginare che in un progetto del genere comunque bisognava aspettare anche delle occasioni perché Battiato fosse a un concerto piuttosto che in un certo posto, per cercare di documentare tutta una serie di cose. Noi volevamo portarci a casa del materiale inedito, delle cose mai viste, dei backstage, qualcosa che in qualche maniera potesse dare al documentario quel quid in più, e questo ha fatto sì che il progetto, per forza di cose, dovesse andare molto lungo nel tempo. Io sono, devo dire, contento di aver potuto innanzitutto lavorare con una troupe completa, cosa che per un documentario è abbastanza raro, e di aver potuto girare con il direttore della fotografia Nicola Saraval in 4K, quindi comunque l'idea era fin dall'inizio di cercare di raccontare questo materiale in questo film in una maniera particolarmente attenta dal punto di vista tecnico ed estetico, perché spesso nei documentari tutto quanto va via molto rapidamente, e questo chiaramente ha aumentato moltissimo la difficoltà, e ecco perché, come giustamente diceva Giuseppe, poi l'aiuto di Franco è stato decisivo, perché ci ha permesso di, per esempio, filmare un concerto dietro le quinte con 3 camere e fare tutto un lavoro di preparazione che altrimenti sarebbe stato molto più complesso. Però sicuramente è stato molto lungo, molto complesso e molto difficile, e questo è, insomma, complessivamente anche sul lavoro del montaggio e fino ad adesso, perché anche portare un film qui e poi seguire quello che sarà l'uscita al cinema a breve è sicuramente molto impegnativo, ecco. E non so se Franco si è pentito, spero di no. Non mi pento mai delle cose che faccio, perché se mi pento mi dissocio. Se loro, quando mi facevano vedere il documentario, se io avessi avuto delle perplessità serie, avrei detto non contate su di me. È semplice la soluzione. It's clear for you? Ah, ho pianto, mi sono commosso, sono successe tante cose, cadevo a pezzi. Siamo dei professionisti, quindi sempre questa cosa delle emozioni, che a me appartiene poco e che probabilmente per alcuni è determinante. Noi dobbiamo dare emozioni, non prenderle, non riceverle. Io volevo un commento del Battiato regista su questo documentario. Beh, anzitutto non discuto mai le regole che uno, lui che ha fatto la regia, è chiaro che ci siamo scambiati delle necessità, però quando tu stai parlando... In questo documentario una cosa abbastanza importante non è la musica che passa, ma soprattutto quello che dico nelle interviste.
Quindi quando tu non sei disturbato da niente, hai raggiunto lo scopo. C'è una scena in cui dipingo presa da fuori che restituisce effettivamente la mia vita dentro la mia casa, no? Senza trucchi. Posso dire, per esempio, a proposito di questa scena a cui adesso Franco ha fatto, questa sequenza a cui Franco ha fatto riferimento, per dire come il lavoro fra me e Mario sia stato assolutamente, diciamo, paritetico e simbiotico, è nel fatto che il montaggio puro e semplice di questa sequenza è di Mario, ottimo montaggio secondo me, e l'idea di commentarlo con la canzone Niente è come sembra di Franco è mia. Quindi siamo per esempio in un caso proprio in cui si sono sposate bene le sensibilità e le intuizioni diverse. Poi con Franco c'è stato un rapporto costante, però tranquillo, come ha detto lui, anche perché è l'unico modo di poter condurre in porto un progetto del genere, perché nel momento in cui tu ti metti a relazionarti con un artista di questa caratura, cioè che è operante e per fortuna insomma è completamente attivo, o c'è una sintonia di base o se no la cosa non può procedere. Salve, volevo rivolgermi al Battiato regista. Allora, nel documentario viene mostrato uno spezzone del suo secondo film, Music Canten, con Jodorowsky che interpreta Beethoven. Volevo sapere, dato che anche che è stato presentato in questo festival il film di Jodorowsky, l'ultimo lavoro di Jodorowsky, volevo sapere cosa ne pensa lei su Jodorowsky e se ci sono dei se condivide le sue idee, le sue scelte, la sua poetica. Ma mi stai dicendo che avete visto l'ultimo film di Jodorowsky? Sì, La danza Velidad. Mi fa molto piacere. Io l'ho chiamato in giugno perché mi hanno commissionato un documentario sulla morte, cosa che mi fa felice naturalmente. Domani parto per Kathmandu perché devo intervistare dei tibetani, il gota dei tibetani, in un monastero che si chiama Parping a 30 km da Kathmandu. Quindi gli dico: Alejandro, ti vorrei fare un'intervista sulla morte. Abbiamo iniziato a parlare in francese, lui poi, anche se sta lì da 40 anni, non sopporta, lo parla malissimo tra le altre cose. Quindi dice: hablamos en español, vabbè, parliamo in spagnolo. E allora mi dice: Battiato, io non sono morto, sono vivo. E quindi mi ha fatto morire da ridere. Intervistami quando sarò morto, che ti saprò dire quello che c'è di là. Sai, è un tipo sui generis veramente molto forte. Quando in Engadina giravamo questo film, siamo stati a lungo lì, io facevo da interprete per quelli che facevano la coda per i tarocchi, no? E lui è un asso totale, quindi succede che ci troviamo qui Jodorowsky, qui io di fronte Gifuni, accanto a Gifuni Sonia Bergamasco, sua moglie. Quindi Jodorowsky dice: tu dovresti essere di nuovo incinta, dice a lei, no? Per come un'associazione meccanica sposto lo sguardo verso Gifuni, che ha avuto una reazione incredibile. Gli ho detto: ti dispiace un altro? Oh, ti togli con qualcosa che sto parlando con quello lì. Anche il palo davanti. Allora dicevo che lui appunto ha fatto questo, e io dico: ti preoccupa un'altra gravidanza di Sonia? Lui mi fa: no, il fatto è che stamattina abbiamo saputo che è incinta. Avevano avuto il... capito? Era formidabile quando uno di questi produttori, che chiamano così, che poi sono dei ragazzi, insomma, vabbè, un po' imberbi, la sua ragazza veniva sul set sempre, quindi si mettono tutti e due e lui dice a lui: tu vestiti di donna, da donna per una settimana, e tu vestiti da uomo per una settimana, perché in effetti lui aveva colto che lui era molto femminile e lei era molto maschile, no? È un tipo molto forte. La figlia di Ma,
Mandel, no? Che ha capito. Ah sì, quello con la figlia di Mandel, quando giravamo, perché Jodorowsky è stato anche nel mio ultimo lavoro, cioè, che più che un film è un saggio metafisico, e lui, questa ragazza figlia di Gabriel Mandel, buonanima, l'ha bruciata proprio. È stata un'esperienza pazzesca, che non vi sto a raccontare perché sarebbe troppo lunga. Buongiorno, complimenti innanzitutto per questo documentario, l'ho trovato bellissimo, è riuscito. E dov'è visto, scusa? L'abbiamo visto ieri in proiezione stampa. Non sapevo niente. Sì. All'uscita del film alcuni miei colleghi del DAMS parlando, ho sentito che non hanno tanto apprezzato le scelte registiche, consideravano quasi come un servizio del TG3, commenti per me sterili, perché semplice, chi ama la figura di Battiato come cantautore, come uomo, non può non apprezzare un film su di lui, quindi non lo si ama già da prima, quindi bisogna mettersi d'accordo. Mi pare giusto. Volevo sapere, maestro Battiato, questa trasformazione della coscienza in positivo, quanto tempo impiegherà ancora, come posso dire, questa diffusione di quello che lei quello che dice nel film, citando testi importanti, quanto ci impiegheranno a sedimentarsi nelle coscienze della maggioranza, visto che la maggioranza ancora forse non ha capito. Guarda, torno indietro un attimo per dirti di questo genere di critiche, no? È tipico di chi si crede un regista e non è capace di capire che la cosa più importante qui è la comunicazione. Non si sta facendo un film, sono due cose diverse. Ed è tipico di quelli che non sanno neanche che cosa vuol dire cinema. Una volta Laura Putti ha intervistato Claude Chabrol. Allora lei ha chiesto, senta, ma la tecnica è veramente importante, no? Fa lui, importantissima, che però la risolvi in 4 giorni, ecco, stringendo, no? Non si può parlare di queste cose all'interno di autori, è chiaro? Allora lo puoi fare su un film commerciale, questo discorso. Ma ognuno ha una sua visione delle cose, no? Quando ho girato il primo film, che mi davano dei consigli, qui se noi facciamo con un dolly, ho detto no, non mi interessa il dolly, perché quando io ho visto questa scena ero al mio 1,84 m, voglio la telecamera a 1,84 m, basta, finta. Bisogna vedere che cosa vuoi fare e che tipo di visione hai, no? Se riuscirò a fare Handel, capirete che vuol dire poi un certo genere di cinema, perché tutto sommato sia musicante che niente come sempre sono film sperimentali, dei quali sono contentissimo, però non è che dico avrei potuto fare, no, era così, era quello che volevo e l'ho condotto a termine così. Poi scusa, io no, dicevo, è un po' che non lo vedo. Un po' che non lo vedo, dico, ma è migliorata la qualità dei servizi del TG3, evidentemente. Mi scusi, io volevo fare una domanda su Torino, cioè sul Torino Film Festival, che è un festival notoriamente molto dedito al cinema e ai suoi contenuti più che alla cornice. Le volevo chiedere se è la prima volta che lei viene a Torino per una rassegna di questo genere, come giudica Virzì alla guida del Torino Film Festival. A parte che Vizzi è un gioiello di tipo, ci siamo divertiti molto a New York quando io ho presentato il film Perduto Amor, e quando ci siamo sentiti al telefono lui ha detto dai, fai un altro film così magari insieme andiamo per i festival del mondo, perché è molto spiritoso, anche acuto, arguto e spiritoso, quindi sono contento di essere qui con lui. Prego.
Altra domanda? Non è obbligatorio. Vuole chiedere ancora? Aspetti. La signora ancora. Nel documentario le dice negli anni 70 ebbe un momento di crisi e spiega, ecco, adesso diciamo il momento di crisi lo viviamo un po' tutti, quindi un consiglio del maestro Battiato su come riprendere il cammino, non dico della crescita economica, ma insomma della crescita anche spirituale, del miglioramento delle coscienze, in questo momento in Italia ce ne sarebbe bisogno. Sì, è una domanda troppo complessa e interessante, comunque cerco di essere breve. Sono nato subito dopo la guerra e non c'erano soldi, c'era pochissimo da mangiare, eravamo felici, chiaro? Nessuno poteva rubare perché non c'era niente da rubare, non si ammazzava nessuno perché erano morti già milioni e milioni di uomini, di esseri umani, chiamiamoli così. E quindi ho vissuto un'infanzia tribale molto divertente, interessante, che mi ha lasciato dei segni indelebili. Allora vuol dire che forse se pensassimo meno ai soldi, anche quelli che non ne hanno purtroppo, perché sono uno che paga le tasse e le paga sul serio, senza riserve, e questo mi piacerebbe se andassero a persone che ne hanno bisogno, non a quelli che già rubano senza pietà. È chiaro? Però sono stato a Milano a 19 anni quando ho abbandonato la Sicilia, sono stato anche una settimana senza mangiare, non mi faceva nessun effetto, né mi sentivo di rubare qualcuno, dipende dalla natura che hai e quello che sei. Già mi bastava vedere le vetrine sotto Natale, sai? Non ero mai uscito dalla Sicilia, quindi ti lascio immaginare, no? Una mia amica è diventata mia amica, ma ci siamo conosciuti pochi anni fa, era andata a Londra per chiudersi in un convento e si era portato un po' di soldi, perché dice non si sa mai come vanno queste cose. È entrata in questo monastero, dopo 15 giorni queste fantastiche monache le hanno rubato tutti i soldi che aveva e l'hanno cacciata al monastero. Vabbè. Lei è rimasta su una panchina senza mangiare, senza dormire, si è messa in meditazione. Certo, questo non lo possiamo dire a tutti, specialmente a quelli che hanno dei figli che devono portare da mangiare, no. Però ci sono dei casi che si possono superare in un altro modo, come stavo dicendo adesso. Questo universo è molto complesso. Mi dispiace per gli atei che non hanno capito niente. Senta, nel film viene presentato in maniera un po' laterale ma interessante il suo rapporto con la pittura, che forse è qualcosa di molto meno conosciuto rispetto a quello con la musica. Può dirci qualcosa su questo? Beh, partiamo sempre dalle manie che ho, e cioè sono uno di quelli che credo che gli esseri umani possono avere delle capacità impressionanti, ma normalmente anche l'educazione che abbiamo avuto, quello che chiamano corridoio genetico, quello che chiamano quello che volete, insomma, no? Ma non accettavo il mio handicap, che era veramente paradossale, cioè se io cercavo di fare un disegno a un bicchiere, qualcuno mi diceva, ma che cos'è un uccello? Cioè, non corrispondeva il genere. E a scuola avevo sempre uno. Quello era il mio traguardo. Quindi succede che, siccome a 15 anni già suonavo la chitarra, l'avevo imparata da me, guardavo i chitarristi che venivano nelle piazze, così, poi andavo a casa e dicevo, no, non è così. Insomma, mi sono divertito da questo punto di vista. Allora, questo mio compagno di classe, che era fantastico nell'ornato e nel geometrico, prendeva sempre 10. Quindi mi dice, mi dai gli accordi della canzone di, era appena uscita, di Nils Sedaka, che faceva furore in Italia, no? E io gli ho detto, senti, tu
tu fammi un disegno e io ti do gli accordi. Mi fa questo disegno splendido, no? Siccome non ero così scemo da presentarlo, ho detto devo fare in modo di correggerlo alla mia maniera. L'ho insozzato così tanto che ho preso 3+, però già qualcosa era cambiato. Quando il Reggio di Parma mi commissionò un'opera, siamo lì con gli scenografi, questo è molto divertente. Allora, e due di questi mi dicono, disegna quello che la scena come la vuoi tu. Dico, ma io non sono capace di disegnare. Ma non mi interessa, anche se sbagli, va bene. Io comincio a tratteggiare una specie di palcoscenico. Quello mi ferma la mano, e per me fu un'offesa bestiale, e mi dice, ti giuro che mio figlio di 3 anni è meglio di te, no? Quindi ho detto, qua devo correre a ripari. Siccome alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 90 avevo deciso di non andare in giro e di non incidere dischi, ho passato 3 anni di quello che si può chiamare ozio greco, cioè studiare, leggere, ascoltare musica classica, perché io ascolto solo musica classica, mi dispiace per il pop, lo faccio già da me. Quindi dico, è arrivato il momento di vedere qual è il mio problema. Avevo iniziato già quando andavo negli alberghi di una buona categoria, diciamo così, andavo in bagno e vedevo certi disegni nelle piastrelle, no? E allora dico, allora questa passa così, così, aprivo gli occhi, no cazzo, richiudevo gli occhi, ah ho capito, oh non ne azzeccavo una, perché succede quello che succede agli stonati. Un individuo non può essere stonato, è meccanicamente impossibile, perché la nota che il cervello riceve mica la può cambiare, è quella. Allora se gli fai no, c'è una grande distanza, non lo senti che sei più basso? No, perché nella trasformazione della nota in testa alla parola che esce c'è un intoppo. Chiediti perché. Certo, se io mi trovassi con uno di questi a passare mezza giornata, quello lo perde questo, perché ci sono delle regole, no, che governano questa tradizione. Quindi ho iniziato a dipingere, mi sono comprato, e ho iniziato con le terre, che sono la cosa più difficile al mondo, però questi colori naturali, questi sono fantastici, no? E uno dei quadri che mi è rimasto di questo era, che ho chiamato Gilgamesh in qualche modo, era una specie di sufi, però, perché in questa opera che mi aveva commissionato questa volta, l'opera di Roma, Gilgamesh rientrava nel pianeta come sufi attraverso una grande serie di reincarnazioni. E ancora oggi devo dire che questo qui, pur essendo primitivo, una cosa primitiva, però anche i colori, c'è qualcosa di affascinante. A volte ho imparato una tecnica veramente che mi può permettere di dire che sono un pittore, però potrebbe anche non significare niente. Fai una cosa perfetta, invece magari qualcosa che sembra primitiva imprime, perché fra te e quel gesto lì non c'è altro che quello che tu vuoi. Non so se mi sono spiegato. Però insomma, per farla breve, dopo 2 anni di sofferenza notevole, ogni sera come Penelope guardavo e dicevo, ma che schifo, ma com'è possibile? Quindi o cancellavo o buttavo via la tela se era troppe volte usata. Mi succede che faccio un derviscio con 4 linee, proprio così, con le mani, è stato un orgasmo. Un orgasmo metaforico, naturalmente. Però ho fatto uno struzzo a una mia amica che è strabiliante. È proprio Beh sì, questa è la differenza. Questo è il tempo difficile. Non vendo. Allora, aspetta un attimo. Lo fa vedere a scavo. E se ci riesco, vediamo. Però vi devo raccontare prima la storia, perché è abbastanza divertente la storia. La storia è questa, che questa mia amica che fa la stilista in Sicilia, no?
ed è pazza degli struzzi, e lei doveva fare in un museo una rappresentazione, quindi è arrivata a casa mia con un uovo di struzzo, dice ci puoi dipingere qualcosa? Ma non so, dico vabbè lascialo qui. Dopo un anno, siccome io quando toccavo quest'uovo avevo una repulsione, ho detto non me la sento, a parte che ti scivola per le mani, un casino, no? E mi chiama, lei dice ma allora mancano 15 giorni, ho detto senti, se vuoi ti faccio uno struzzo, faccio un dipinto, ecco questo, è questo, fallo passare, dai, faglielo passare. Quella non è quello di... Non è una cornice, non è una cornice, e quella è dipinta, è dipinta. Bene. Ecco, voglio dire, non è che microfono. Ecco, non è che questo ha una tecnica, una forte tecnica, no? Che ho imparato da me. Man mano, quando io guardavo qualcuno, dicevo ma gli occhi dove, ecco, c'è quello che ha gli occhi stretti. Però ancora oggi la ferita mi è rimasta, ogni volta che sono davanti a una tela vuota dico oddio, perché sono ferite molto pesanti, ma l'ho risolto in qualche modo, dobbiamo dire la verità. Grazie mille a tutti, a Franco Battiato, che chissà quante altre storie potrebbe raccontarci, e grazie ai due registi, grazie.